presentare Giulio Cirulli! Buonasera a tutti, io sono un matematico. La mia vita è orrenda. Il mio unico interesse non è condiviso dalla gente comune. Cioè, per esempio, uno, quando studia la matematica, si interessa dell'infinito, delle cose inarrivabili, insomma. Ecco, per l'appunto, parliamo di infinito. Allora, come dicevo, io mi occupo dell'infinito e per questo oggi vi parlo della serie di Ramanujan, matematico indiano, insomma, lo conosciamo tutti ovviamente, il quale ha detto che la sommatoria di tutti i numeri da n uguale ad 1 ad infinito è uguale a meno un dodicesimo. Un folle, direste voi, e invece no. Che questo è dimostrato matematicamente, e ve lo dimostro. Allora, andiamo avanti. Per poter risolvere questo vi devo fare un attimo una piccola digressione, perché ovviamente non è una situazione facile alla portata di tutti. Allora, partiamo da S1, che sarà tutti quanti gli elementi uguali a 1 meno 1 più 1 meno 1 e via discorrendo all'infinito. Ora, quanto fa questa serie? Guarda, allora, questa serie, se noi ci fermiamo in un punto dispari, quanto potrebbe essere? Qui? Ci fermiamo qui. 1. Andiamo sul punto pari, sarà 0. E via discorrendo, quindi così, no? In realtà no, perché arriva un altro matematico, tale Cesaro, il quale dice che questa somma qui è uguale a 1/2. È vero, perché se voi andate a fare la media, qui, no? Cioè, voi fate la media, ci sta 1, 0, 1, 0, la media tra 1 e 0 è 1/2. Stagice. Adesso facciamo le cose un po' più complicate. Ok, S2, altra serie. Questa serie sarà composta da 1, meno 2, più 3, meno 4 e via discorrendo all'infinito. Con i termini pari saranno negativi, mentre quelli dispari saranno invece positivi. E via discorrendo. Allora, questa cosa possiamo applicare sempre Cesaro. Quindi il risultato sarà qualcosa tipo 1, meno 1, meno 2, no, più 2, meno 2 e via discorrendo. Qualcosa è andato storto. No, no, tranquillo. Facciamo un'altra volta Cesaro, quindi facciamo un'altra media e il risultato è S2 uguale 1/4. Ragazzi, questa è tutta matematica, è vero, non è un'opinione, non è che io sto impazzendo, è la verità. Una volta che abbiamo ottenuto questa roba, possiamo andare a fare la nostra sommatoria da n uguale 1 a più infinito, cioè S, che sarà 1 più 2 più 3 più 4 e via discorrendo fino all'infinito. Per gestire una cosa del genere ci siamo armati di tanta pazienza noi matematici e abbiamo ottenuto questo. Per fare questa cosa noi facciamo semplicemente S meno S2, questa qua, quindi quello che sarà 1 più 2 più 3 ragazzi, tranquilli, ce la faccio, meno 1 meno 2 più 3 meno 4 puntini puntini via discorrendo all'infinito con i termini pari e quelli dispari, vabbè, ho detto prima, no? Il risultato sarà questa cosa qui. Perché 1 meno 1, via. Meno per meno fa più, quindi 2 più 2, 4. 3 meno 3, via. E via discorrendo. Il risultato sarà questa cosa qui, che equivale ad S, scusate,
meno S2 uguale a 4S. Non ci piove, no? Ok. A questo punto qui arriva la grande intuizione del matematico indiano Ramanuja, il quale dice: S2 che abbiamo ottenuto qui è uguale a un quarto, quindi diventa meno un quarto uguale 4S. Adesso qui, dai ragazzi, le equazioni le abbiamo fatte tutte in terza media, è una cazzata ed è così. Ti ci metti pure tu, eh? Ok? Questa facciamo un quarto meno un quarto uguale 4S meno S. Il risultato sarà meno un quarto uguale 3S. Qui è facile, dai, su, torniamo a dividere per 3 tutti i membri dell'equazione e otterremo che S uguale a un dodicesimo meno un dodicesimo. Ragazzi, è matematica! Ed è per questo che la prossima volta, se la vostra fidanzata, vostra moglie vi chiederà quanto gli volete bene, la risposta non dovrà essere: ti voglio un'infinità di bene, ma meno un dodicesimo! Mi comprende tutti i numeri! Tutti quanti! Ora, è chiaro, no? Io me ne posso andare, se ci sono domande sono da quella parte. Arrivederci!